Mi dicono sempre, quando ti vedi inquadrato, comincia a parlare. Buonasera, benvenuti, si chiama Casa Caffè. Io non mi sono visto inquadrato, ma ho calcolato i tempi, dovremmo esserci. E per questa serata vedete già che non sono da solo, siamo già in due. Benvenuta Tiziana. Buonasera a tutti. Voi vedete grazie. Anche un quadro qui e ve ne ricordavate un altro. Perché? Perché siamo tornati con i cuori parlanti. E perché? Perché i cuori parlanti continuano a fare strada, ne inventano sempre di nuove. È vero? Sì, sì, abbiamo la rubrica, i quadri, chiaramente. I quadri. E oggi ho portato una coppia, dopo ti spiego perché c'è il segreto nella coppia. E la rubrica è uno spazio aperto che vuole abbracciare tutta la femminilità. Ogni settimana aggiunge un pezzettino. Visto che mi sono messo in quota rosa, voglio dire. Sì, grazie. Per non sfigurare. Se c'è l'altra coppia, un altro quadro, andiamo a inquadrarlo subito perché ci sono altri due ospiti che fanno parte dei cuori parlanti. Me le presenti? Sì, allora abbiamo Petra De Zanet, quindi, che è la nostra... sul lato sinistro per chi guarda la televisione. Bravissimo, che è la nostra opinionista. E poi abbiamo Mara Foglia, che segue la regina dei cuori, l'abbiamo chiamata. Oh, perfetto. Buonasera. E poi ci spiegherai anche il perché. Allora, voi credete che sia tutto qua? No, signori miei, perché adesso abbiamo anche la musica. Altro che storie. Inquadriamo e via. Benvenuti. Keep on running, keep on hiding high. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running, running from my heart. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Hey, everyone is talking about me, make me feel so sad. Hey, everyone is talking about me, make me feel so bad. Keep on running, keep on running. If you need 40, 40 dal mio cuore, e se un giorno ancora ti rivedrò, io mi ripeterò, oh 40, 40 dal mio cuore. Hey, hey, hey. Maybe feel so sad. Hey, hey, hey. Everyone is loving about me, make me feel so bad. So keep on running, keep on running, keep on running, keep on running. Bravi, veramente bravi. C'è poco da dire, ci voleva la musica, ce la mettiamo, noi quando possiamo ci mettiamo un po' di musica. Allora intanto grazie e li salutiamo adesso, ragazzi, ovviamente. Io sento qualche cosa che arriva, da qua? Perché, sì, perché devo togliere. Allora grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo su Facebook, ecco, questa era la dimostrazione che si sentiva il video party che ho appena iniziato, purtroppo mi ero dimenticato di togliere il volume, perdonatemi. Allora, benvenuti a quelli che ci seguono nei vari canali del Digitale Terrestre, quelli che ci seguono in streaming ovunque, dove volete, e quelli che ci seguono su Facebook. Quindi grazie a tutti quanti.
Il gruppo, allora cominciamo a parlare col gruppo, parliamo con Silvia? Sì, buonasera a tutti. Allora, Silvia, allora tre cantanti. Tre. Incredibile, caspita. Non è perché poco. Noi ci teniamo a fare bene con i cori giusti, fatti lavorati bene. Adesso lui, essendo più cucciolo, lo mettete là comodo che stia seduto, perché se si alza non lo vedete più. È troppo alto. Va bene. È anche un nuovo acquisto, quindi è il nuovo entrato nel gruppo. Vabbè, era in offerta? Era in offerta speciale. Allora, intanto, bello perché dà sonorità particolari, dà la possibilità di fare dei cori, di fare determinati tipi di canzone, dove una voce è poca, due vanno bene, con tre si va ancora meglio. Quindi credo che sia la ragione perché avete scelto di fare questa cosa, giusto? Giustamente. Bene. Allora, come siete nati? Allora, noi nasciamo 4 anni fa. Questa è una bella domanda. Ma non nasce tutto da noi, nasce dal nostro leader, Pierluigi? Sì, no. Pierangelo. Pierangelo. perché sono due Pier qua. Ah, ok. Due Piero. Peter Rosbif, conosciuto già negli anni precedenti nella nostra Treviso. E da lì è nato di nuovo questo gruppo, dove abbiamo riportato in vita il rockabilly, un po' di rock and roll di una volta, insomma, con le tre voci splendide, con la formazione adesso ridotta perché non c'è con noi Piero. Però insomma, beh, altrimenti sareste stati uno in più. Sì. A cantare anche o anche suonare uno strumento? E lui è il nostro, diciamo, noi lo chiamiamo l'animale da palco. Ah, ok. Lui è l'animatore di questo gruppo e di tutte quelle che sono le feste a cui partecipiamo. Quindi sarebbe quello che adesso parlerebbe lui per tutti. Sì. Va bene. Allora presentami un po', voi li vedete inquadrati, quindi vabbè, voi sapete, avete già capito che Silvia è quella, sta parlando e l'avete identificata, perché facciamo. In fianco a lei abbiamo allora il nuovo acquisto che è? Matteo, bene. E poi c'è Paola. Poi giusto? Abbiamo Paola. Allora, a Paola. Sì. Buonasera a tutti. Benvenuta, sì, anche grazie. A te. Allora, adesso visto che sei lì, fai girare. Chi? Ok. Sì, buonasera a tutti, Orlando. Alla chitarra. Renato alla batteria. Molto bene. Pippo al basso. Buonasera. E con Pippo, torna a te il microfono. Hai visto? Abbiamo fatto presto. Allora, intanto. Più tardi parleremo di dove vi troviamo, come facciamo a venirvi ad ascoltare queste cose qua. Torniamo indietro però e torniamo ai cuori parlanti. Allora, tu hai detto che Petra cura una rubrica. Certo. È vero? Sì. Allora, è la nostra opinionista. Allora, dacci subito un'opinione, come siamo partiti? Andiamo bene? Allora, siamo partiti lentamente, ma adesso stiamo raggiungendo dei buoni punti, secondo me. Parliamo di cose molto importanti che riguardano un po' tutti. Parliamo di cuori spezzati, di amore, di sesso. Sì, perché benissimo. C'è. Bisogna. E quindi è una rubrica che è molto molto ampia e molto particolare. Allora, intanto grazie a Roberto Fricchio, a Marco, a Manuela, Severina, Beppe, Letizia e Rino, che sono, Rino tra l'altro è anche tanto distante, lui ci segue con lo streaming o forse probabilmente di Facebook, perché è veramente non è in Italia, questo voglio dire. E questi sono i primi che sono fatti vedere, grazie a tutti quanti. Avete la possibilità però del 349-06-34-349, ripeto, 349-06-34-349, SMS o WhatsApp per dire la vostra, fare le domande, quello che volete, e qui pronto voi. E vi ricordo subito che a fine trasmissione, se arrivano un po' in ritardo, glieli leggo prima che vadano via, e poi cancello tutto. Ecco, per questioni di privacy, voi sapete, voi mandate i messaggi, io non tengo né il numero di telefono né il messaggio, sparisce tutto e siamo a posto. Questo giusto perché uno abbia più voglia di scrivere, mandare un messaggino, perché tanto insomma, se poi sparisce, non resta nulla. Allora, una bella rubrichetta ti sei beccata, Petra, eh? Diciamo una rubrica molto tosta, però sinceramente ho una vita molto molto vissuta e quindi adesso posso toccare tutti quanti i punti. Ah, ok. Quindi sei da una tua essere tosta. Esattamente. Adesso abbiamo la possibilità di sentire anche delle tue toste opinioni. Esattamente, sì. Bravo, fai benissimo.
Allora così, io te ne chiedo una e io l'opinione. Ma secondo te, ma ci andremo a votare il 21 settembre o no? Per me no. Secondo me invece andremo a votare. Dici che ci andiamo? Sì, sì, secondo me non trovano fuori, non trovano fuori qualche focolaio in più per dire, vale, se non ci sono i banchi, non facciamo partire le scuole, non facciamo partire le elezioni. La gente va a lavorare, mi raccomando. Io non so, spero che non sia così, però. Ma no, speriamo che non sia così, anche perché sinceramente il lockdown che abbiamo fatto ci ha un po' tutti quanti, tra virgolette, rovinati un po' tutti, no? Perché soprattutto io che faccio la barista. Immagino che. E ne ho molto da raccontare, sinceramente. Sono rimasta a casa 95 giorni. 95 giorni, e sinceramente non è semplice. Ma però come... sei riuscita a curare un po' la rubrica? Da lì in effetti ha iniziato questa rubrica e avevo più tempo, certo, è verissimo questo. Non tutto il Covid viene per nuocere. Beh, vediamo anche ad esempio, è già, sì sì, certamente. Bene, però bianco a te vedo un'altra persona che cura un'altra rubrica, la regina di cuori. Allora spiegaci questa cosa, perché se fosse musicale potremmo anche farla fare, la regina di cuori, la conoscete bene, non la fanno, non gliela faccio fare però. Okay. Però insomma è un bel brano e tu? Cioè. Allora, Regina di Cuori è il nome che mi ha dato Tiziana, perché hai un sorriso che solo la Regina di Cuori può avere. Si è innamorata un po' della mia storia, mi ha un po' osservata, si è innamorata un po' della storia, ha detto secondo me la devi raccontare, anche per dare un po' di speranza. Allora, praticamente io in pochi mesi ho racchiuso tutto quello che ha detto Petra, amore, sesso, tutte quelle cose lì, tutte insieme, le ho messe tutte in pratica. Però, ecco. Insomma, lo spazio e il tempo c'era, no? Sì. Sì, allora praticamente la mia storia inizia così. Io ero, non lo sono più, una single convinta che di non aver bisogno di uomini assolutamente, di non innamorarmi mai più perché quello che avevo dato era già andato. Li cambio come i calzini, no? No, proprio fredda, proprio pietra. Ah, proprio, serio? Molto, sì. State al vostro posto. Che non... Esatto, qualcosa del genere, così. Quindi per tanti anni ho fatto la mia vita tranquilla con i miei figli che ormai sono grandi, lavorato, sì, ho avuto delle conoscenze, eccetera, avevo tante amicizie, però tutto si fermava lì ed ero contenta, ero convinta di essere contenta così. Finché è successo che in un momento in cui avevo il cuore libero, la mente libera, è arrivato il momento magico che ogni donna sogna, anche se io non lo sognavo più, ma in realtà poi forse in fondo lo sognavo e non me ne rendevo conto. Praticamente è successo così, lo posso sintetizzare un po'? Beh, certo. Ok, allora nel settembre 2018 mi presento, vado alla presentazione del libro di un certo Giampaolo Manca a Venezia, perché mi incuriosisce un attimino l'intervista che era stata fatta il giorno prima che avevo visto su Facebook da Benito Imbruttito. Vedo questa persona redenta, diciamo una persona che si era fatta un bel po' di anni di carcere, e ho detto sta persona è una persona nuova, ero incuriosita. Allora vado a Venezia alla presentazione, conosco l'autore, parlo anche con l'autore e intravedo suo figlio. Ma quando intravedo suo figlio ho pensato dentro di me, mazza, però si è fermato tutto lì. Ok, passato un anno, quindi in quell'anno non è successo proprio nulla, e commento il post di Giampaolo Manca dicendo proprio, se non erro, un anno fa in questi giorni ho conosciuto te e la tua famiglia. E suo figlio vede il commento, apre la foto e a sua detta si è innamorato di me, ha avuto un colpo di fulmine, ha detto che è rimasto colpito dai miei occhi e dal mio sorriso. Bene. Ecco, mi ha scritto subito, era il 30 settembre, il 2 ottobre ci siamo subito visti, dovevamo vederci dopo una settimana ma abbiamo bruciato un po' i tempi ed è nata la passione immediatamente. Dopo, complice il Covid, uno diceva, dato che ci siamo. Dopo, sì, dopo ci siamo ovviamente, cioè praticamente ci siamo fidanzati nel giro di pochi giorni. Sono felicissimo, cara. Durante, dopo, sì, siamo venuti a convivere dopo pochi mesi, cioè tutto strano comunque. Ma sai perché? Perché la gente dice, i social non servono a niente. Invece no, qualche volta servono, per queste cose servono. Insomma, non sempre è così, Tante volte si rimangono per finta e ti racconto questa anche è una, sì, belle qua balle. Qua ci vado a leggere tutto. Però un messaggio, vado a vedere che ne sono arrivati altri che ci seguono, dopo vado a vedere chi sono.
ma è arrivato il messaggio che dice esattamente così: un saluto dalla Sardegna, tanto per dire, perché ci arriviamo tranquilli. Complimenti a Silvia e alla sua band. Un saluto da Alex. Viva Capitan Harlock. Questo potete capirlo voi che cosa vuol dire. Perché sennò, giustamente. Quindi 349-06-34-349 e voi siete a posto qui. Allora, visto che ci siamo, dopo me lo spiegate dopo, Capitan Harlock. Comunque, vabbè, i primi complimenti arrivano dalla Sardegna. E quindi Silvia, adesso raccontaci un po', dove vi troviamo? Perché se state facendo le prove, immagino avete anche un nuovo cantante, eccetera. Ma se la gente che vi sente, che fa i complimenti, volesse un momento all'altro, dice, sai che vado a vedere se riesco a sentirvi da qualche parte. Voi avete una pagina, due pagine sui social, tre? Quello... Allora, abbiamo una pagina fans page. Dimmi tutto. È PRB, da Peter Rosbif Band. PRB. Noi siamo lo scalino sotto. Quando manca il nostro Piero, allora ci siamo PS da Paola e Silvia. E ci trovate appunto in Facebook con PRB Fans Page. Fan page. Sì. Proprio semplice, PRB. È semplicissimo, si ricorda veloce. Si ricorda con facilità. E quindi lì mettete tutte le date. Le date, le foto, i video, tutto quello che riguarda anche la serata passate e le future. Ecco, quindi sappiatelo, ecco, questo io lo dico perché la gente poi, voi lo sapete, la puntata andrà su YouTube, quindi se vi siete persi qualcosa al momento, non avete preso nota, andate a cercare la puntata su YouTube, risentirete che quello è l'indirizzo. Siete su tutti i social? Momentaneamente solo su Facebook, stiamo ingranando la pagina Instagram. Ah, ecco, mi pareva. Beh, insomma, un po' alla volta, piano piano. Avete, chi è il mago del PC? Lui, sei tu. Beh, lui è nuovo, quindi magari proveremo a dargli. Potrebbe, abbiamo chi se ne occupa. Cioè, secondo me, adesso passagli il microfono che così magari mi risponde personalmente, ti diletti un pochettino, no? Sì, certo, più che altro ambito grafico e musicale, produzione musicale, sempre dal PC. Io per i miei post mi diletto un po' con Photoshop, non immagino che anche tu, certo, quindi non è... Quindi per Instagram siete a posto, ci pensa lui. Sì. Ci pensa lui, non vi preoccupate. Sì. Poi allora ci darete anche la pagina, se tenete buono sempre il Peter Rosbif, oppure se aggiungete qualcosa, eccetera. Passa un attimo il microfono alla Paola. Però chi è che sceglie i brani? No. È sempre quello che non c'è, no? No, in realtà li scegliamo un po' tutti. Ola. Ci confrontiamo e se ci piace una cosa la proponiamo in sede di prove e poi ne discutiamo, sempre ridendo, sempre divertendoci, perché quello è la cosa fondamentale per noi. E scegliamo, proviamo, se viene bene andiamo avanti, se no si cambia. Chiaramente si cerca musica italiana, straniera, entrambe? Allora, diciamo che straniera e anche italiana, perché noi abbiamo dei classici che facciamo, come Tu vuoi fare l'americano o Volare, che sono dei classici interrammontabili. Sono però quelle che con tre voci vengono meglio, perché sì, insomma, sì, ci sono, sì, delle cose che si può fare anche da soli. Sì, diciamo però, che noi la nostra cosa importante e forte è che, secondo me, è che riarrangiamo un po' i brani, no? Ci mettiamo del nostro e quindi li rendiamo anche piacevoli, insomma, vediamo che la gente recepisce volentieri questi cambiamenti che facciamo, insomma. Pensa che era una delle cose che io ascoltavo a 78 giri, Tu vuoi fare l'americano, Renato Carosone, voglio dire, tanto ma quanto vecchio sei? Lo sono, che vi devo dire. E sentivo queste cose qua. E risentirle, sono delle canzoni comunque bellissime, nel senso, sì, già quando si parla di rockabilly, eccetera, riprendere quei tipi di ritmi, no? E sì. È possibile che vengano fuori tormentoni nuovi o bisogna sempre recuperare canzoni vecchie e renderle magari un po' più agili, metterci qualche voce in più, eccetera? Ma adesso noi, perché appunto, voglia di scrivere, sì, non c'era nessuno, qualche canzone di voi, nessuno. Ma nessuno forse scrive. Matteus, la nuova nostra perla, probabilmente. Quindi, scrivere, ci sarà qualcosa. Parole? Vedremo. Musica? Tutto tu. Passa il microfono. Visto un po', perché l'ultimo è arrivato e ti tocca fare tutto. In questo gruppo qua sono nuovo, ma ho avuto altri progetti in cui, vedi, improvvisando, vedendosi varie volte la settimana,
si scrivevano dei pezzi e andavamo in studio a registrarli. Chiaramente la cosa ha bisogno di una spinta anche dalla parte mediatica, perché... Però, no, allora siamo qua apposta, voglio dire, no? Quando esce l'album nuovo, qui, voglio dire... Con molta calma, chiaramente, ma sono anche progetti, diciamo, affondati dal punto di vista psicologico del gruppo, ok? Quindi le nostre strade si sono divise, però comunque la creazione di altri progetti è sempre... Allora, puoi continuare qui anche con loro, beh, magari. Certo, sì. Bella storia questa. Allora, se appoggiamo quello, prendi l'altro e facciamo un altro pezzettino là, tanto perché finché siamo caldi andiamo avanti. Cosa ci fate sentire? I Beatles. I Beatles. Non serve. I saw her standing there. L'ho sentita la prova. Se no sei... Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked will always be hard compared. I could have danced with another. Ooh, when I saw her standing there. Well, she looked at me, and I can see that before too long I fell in love with her. Ooh, when I saw her standing there, where my heart went wrong when I crossed that room and I heard her hand in my ear. Oh! We danced through the night and we told each other time. Molto bravissimi, veramente molto bravissimi, mi fa estremamente piacere. Intanto vado a guardare i messaggi e che cosa ti trovo? Allora, no, c'è un bel messaggio che dice così: ciao Jacopo. Ciao papà, scusa, sono Jacopo, ti sto guardando. Il mio papà è il batterista, Ringo Starr. È Ringo Starr. Va bene, dai, ecco. Quindi, figli soppiezze e core, mi raccomando. La felicità di vedere il papà. E questo l'abbiamo detto. Poi cancelliamo tutto, ma nel frattempo... Allora, ho visto altri che hanno salutato e quindi 349-06-34-349, volete... dire la vostra, avete curiosità, dei dubbi e volete sentire qualcosa dalla Regina di Cuori, volete sentire qualcosa da Petra, e noi l'opinionista ce l'abbiamo. E Tiziana cosa dice invece?
Ma Tiziana dice che è veramente contenta perché io credo fortemente nella squadra, credo nelle donne e anche se siamo partiti, è vero, da pochissimo, come ricordava Petra, abbiamo saputo crescere nelle nostre diversità. Stiamo portando un pezzettino di femminilità ognuna di noi e l'abbracciamo a 360 gradi, quindi c'è magari Tiziana, che sono io, che segue la posta del cuore e troviamo tanta rabbia delle donne che non trovano più gli uomini. Dove si nascondono? Non so. Facebook. Esatto. E dopo abbiamo Mara, invece, che ha la storia inversa, che ha trovato l'uomo e in 448, non sapendo cosa fare in quarantena, in realtà, è arrivata la cicogna. In realtà il 448 è la cosa migliore, perché le cose troppo pensate, alla fine uno ci ripensa, non va più bene, no, ma forse sì. Se vai di stinto, di solito non sbagli. Di solito. Grazie a Franco, grazie a Anna Maria, grazie a Francesca, grazie a Francesco, e grazie a Daniele che ci stanno seguendo intanto. E poi, ovviamente, se volete, di nuovo, solita possibilità, 349-06-34-349. Vedi, questo che cosa fa? Mi volevo agganciare perché è una coppia di quadri e si chiama Amare, amare per tempo, ed è un po' quello che è emerso con la posta del cuore, no? Queste donne che ci scrivono, che hanno appunto la fascia d'età nostra, quindi dai 45 ai 55 anni. Sono anche le foto. Sì, ho usato la tecnica del collage, ho usato il Linus degli anni 70 di mio papà. Sì, quando lo facevo mio figlio fa: mamma, sei proprio sicura di volerli rovinare? e ci sono anche dei volti di Valentina dentro. Comunque, diciamo, i pezzettini sono interessanti, però il titolo, perché i miei sono cuori parlanti, perché all'interno hanno sempre una frase, è Amare, amare per tempo. E io mi pongo una domanda: amare per tempo, nel senso, alla nostra età siamo fuori tempo massimo? Si riesce ancora a amare? Siamo troppo strutturati ognuno nella nostra zittellagine, nella nostra zona comfort, o si riesce a amare per tempo? E credo che lei sia la dimostrazione che si riesce. È giovane, per carità, però no, il sistema è sempre quello, cioè uno che ha pensato di percorrere una strada dove non si prevede di innamorarsi, all'improvviso sempre succede, quindi può succedere per la stessa ragione anche ad altri. Allora, qui ci dicono? Sempre grandi, Andrea da Breda di Piave. Evidentemente è riuscito ad ascoltarvi. Perché? Bene, fa piacere. Grazie Andrea. Ma avete già idea di una data prossima? Ce l'avete? Una data. Certo che c'è. Noi saremo il 21 di questo mese all'Osteria Zanatta. E qui a due passi. A Varago. 21, E il 4 settembre saremo a Ersilia, Treviso, presso l'ex dopolavoro ferroviario. Ecco, quindi la vostra zona preferita, la zona di comfort, è il trevigiano. Momentaneamente sì, diciamo, gestiamo la zona del trevigiano. Volevo, se posso, vai, mi permetto, vorrei salutare e ringraziare chi ci sostiene e chi ci dà una mano dietro le quinte, che è la nostra amica Agnese Schileo, e salutare il nostro amico Piero, naturalmente. Che sicuramente potranno anche rispondere, 349-06-34-349, se volete rispondete al saluto. E vabbè, quindi date, le abbiamo dato anche cose. Una domanda, la faccio a te, però alla fine giri il microfono a tutti quanti. E c'è una possibilità, di famosa busta 1, busta 2 o busta 3. Uno deve scegliere, ma sa già cosa c'è nella busta in realtà. Deve scegliere la busta, è una busta aperta. Pigliamo e andiamo a fare una bella esibizione su un palco importante come l'Ariston, sarebbe Sanremo, oppure andiamo a fare il gruppo apri concerto a Vasco, a Liga, a qualcuno, robe da 40-50 mila persone, a fare un girettino a Sanremo. Uno ci prova. Non si possono fare tutti e due, scusa. Questa è una bella risposta, però se uno dovesse proprio scegliere,
Ognuno ho già aperto il concerto di un gruppo ognuno famoso. Risponde per sé però, attenzione, perché ognuno dice, uno per, anche tu sei già stata all'Ariston? Ho già aperto, no, sì, anche. Vedi. Quando feci l'accademia per le nuove proposte. Allora, quindi, per entrare proprio. Quindi tu sai già come funziona, quel palco lo hai già calcato? Ho già calcato quel palco. Quindi, e ho fatto anche un'apertura di concerto, quindi. E quindi vabbè, allora sentiamo cosa, gli altri. Sentiamo cosa dicono gli altri. Tu, cosa dovessi scegliere? Io aprirei un concerto di un artista noto. Andrà a 50.000, no, esatto. non ci esatto. Perdiamo per meno. Paola. Ma io penso che con estrema anche umiltà, anch'io aprirei un concerto, per dopo però andare all'Ariston. Ah, ok. Visto che ci sei, fai circolare fino... No, anch'io aprirei un concerto di un noto artista, sicuramente. L'adrenalina dei 50-60.000. Che non il palco dell'Ariston, personalmente mi darebbe più... adrenalina e soddisfazione anche per il concerto di Vasco Rossi. Anche perché insomma l'Ariston di Rizzo di Raffa sono sempre i VIP, i super VIP, non c'è tanta gente piena che si carica di adrenalina, gente che sta là, tra la sua bella parte, sono belli da vedere per carità, però è la gioia di una folla immensa che ti guarda e aspetta che tu fai una nota per applaudire e gridare è un'altra emozione. Ecco, sentiamo Renato. Il batterista se ne è convinto, anche perché non pare mica, ma nei concerti tocca battere. No, ecco, diciamo che lui può rispondere perché forse è l'unico di noi che è stato ed è un vero musicista e ha fatto palchi importanti in giro per il mondo, Americhe e Sud Americhe. Oh, tutto. Vedi. Allora, sentiamo tu cosa faresti? Beh, visto certi palchi li hai già provati. Certi palchi li ho già provati. Mi manca Sanremo. Quindi proveresti l'Ariston. Esatto, io proverei l'Ariston. Poi Sanremo vediamo. Sanremo è Sanremo. Vabbè, ultimo, ma non in ordine di importanza, ma solo perché nel giro tocca. Allora io sinceramente aprirei il concerto di un personaggio importante, unicamente perché la gente è talmente esaltata che non vede l'ora di vedere lui, che non capisce già più niente, quindi noi possiamo cannare, sbagliare. Quelli che siamo proprio così, e che andrà bene comunque, e vedere che la gente si comunque esalta. Comunque vada, sarebbe successo. Esattamente, certo. Proprio così. Vabbè, allora Silvia, insomma sì dai, si possono fare entrambe le cose. Hai visto. Si possono fare entrambe le cose. Basta organizzarsi. Sicuramente insomma un bel gruppo, non necessariamente un cantante. Da 40-50 mila però esserci prima non c'è male, dopo no perché tanto la gente va via, quindi esatto. Infatti c'è il gruppo che apre la serata, non ci sono mai quelli che la chiudono, perché noi siamo già emozionati solo perché ci siete voi quattro. Vabbè dai, non so se ti hanno sentito, ma... aspetta che guardo un attimo perché bisogna anche controllare gli orari, sai, perché secondo me è ora di fare un'altra canzoncina. Metti giù di nuovo quella balata, facciamo un'altra che poi se teniamo l'ultima come sigla finale. Facciamo un pezzo italiano allora, pezzo italiano. Del grande andata. Celentano. Andata. Io sono ribelle, non mi piace in questo mondo che non vuole la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amare la bimba mia. Ma trovo un poco di felicità ballando rock. Io sono ribelle, non mi curo del denaro, vivo come un gran signore. Io sono ribelle nel sincero, non è vero che non abbia un po' di cuore. La mia chitarra a piangere mi fa ballando rock. Mi piace la velocità, sono frenetico del jazz, vorrei ballare perché sento un rock. Io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Nel pensare, nell'amare la vita mia, ma trovo un poco di felicità ballando rock. Sono frenetico del jazz, vorrei ballare perché sento rock. Io sono
piace in questo mondo che non vuole la fantasia. Ah, io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amarla di famiglia. Ma trovo un poco di felicità ballando il rock. Ma trovo un poco di felicità ballando il rock. Ma trovo un poco di felicità, sì, ballando il rock. Ballando il rock. Bravi, bravi. Per l'applauso lo faccio da solo, però insomma, ci sta veramente. Oh, una cosa molto ma molto importante. Adesso abbiamo un po' di giorni di ferie per parecchi, domani è già Ferragosto, quindi attenzione, perché la gente magari pochi giorni va via. La cosa che non deve succedere è che venga abbandonato un animale. Siamo chiari su questo? Perché la gente pensa sempre, prende, cioè sono i last minute importantissimi per spendere poco, per carità, avete anche ragione, però se c'è il cagnolino o il gattino o ve lo portate via e se non restate a casa. Guarda Claudio, allora noi con la rubrica Cuori Parlanti, siccome siamo tutte, ma in particolar modo io e Petra, amante degli animali, abbiamo fatto proprio un video, cosa sarà ormai un 15 giorni fa, dove soprattutto Petra invita a sapere amare gli animali. Per carità, ci sono anche dei posti dove si possono a pagamento anche sistemare, per certo, carità. Gli alberghi. Quindi non è che dovete scegliere per forza la soluzione, me lo dimentico, no? No, ecco, questo è il problema. Insomma, se di solito chi ha un animale è perché l'ha voluto, è perché lo cura, è perché ne è affezionato. Come si fa ad abbandonarli? Questo è me lo chiedo, perché o te l'hanno regalato e te lo sei tenuto perché va bene, e allora solo in questo caso qua posso, no, immaginare che ci sia una crudeltà di quel genere, perché altrimenti non mi entra in mente, hai capito? E tenete d'occhio soprattutto, attenzione, altra cosa da tenere d'occhio in queste giornate qua, sono gli anziani, parlo per la categoria, e il discorso dell'anziano è che se è solo a casa, attenzione, perché caldo magari esagerato e tante cose che possono esserci o non esserci, non ci sono i negozi aperti, non c'è niente di aperto, la gente è in vacanza. Se avete in condominio vicino qualcuno che sapete che, anche se lo salutate una volta al mese perché non lo incrociate mai, ma sapete che è a casa e che è anziano, un toc toc, buongiorno come va, serve niente, non fa male. Serve, non è che non serve a niente. Animali? Bambini? Beh, cioè, ai bambini ci si pensa per fortuna, no? Ci pensano non solo le mamme, ci sono gli zii, i nonni, tutti pensano ai bambini, agli anziani e agli animali anche no. Ecco, quindi evitiamo di fare questa sciocchezza e occupiamocene poco, non serve molto, non è che uno deve fare cose diverse dal solito. Se non vedi una persona, ieri non l'hai visto, non è, busso, vedere se c'è, se sono sicuro che a casa non mi risponde mi preoccupo. Tenetevi sotto mano i numeri di qualche parente, no? Perché, e voi soprattutto, se siete solo in casa, fatevi vedere e fate in modo di avere il numero di qualcuno che vi sta vicino per chiedere aiuto, anche lì. Non si chiede, il brutto delle persone anziane è che non vogliono aiuto da nessuno, e questo invece, gli animali lo vorrebbero, l'aiuto non viene dato. Ecco, queste sono le due cose in antitesi strane, purtroppo, ma vere. Cambiamo discorso, siamo sì, se più non facciamo allegri, la lacrima, no, più, no, no, ma anche perché onestamente vanno fatte queste cose, perché non lo dice mai nessuno. L'abbiamo detto, sì. La tua opinione? La mia opinione, beh, soprattutto, beh, sicuramente sono concorde su entrambi i discorsi, sia per gli anziani che per gli animali. E parlo soprattutto anche per gli animali, perché appunto con Tiziana abbiamo fatto un video. E io sono proprietaria di un cane e posso dire che sinceramente il cane è quello che mi ha fatto superare tutti i miei momenti difficili della vita. E quindi cioè io so cosa significa l'amore di un cane e lo metto anche prima degli uomini. Beh, perlomeno è sincero. Su questo sì, non ci piove. Beh, soprattutto questo sicuramente, perché comunque sicuramente, il cane ti dà comunque sempre amore, non solo, perché il cane è quello che sente i tuoi momenti tristi, i tuoi momenti difficili,
cioè il cane ha un valore che secondo me è una cosa che nessuno ti può dare, nessuno. Quindi assolutamente mi raccomando, chi prende un cane, chi decide di prendere un cane, un gatto, un animale, deve sapere di avere un figlio. Come si trattano i figli, si devono trattare anche gli animali. E se i nipotini lo vogliono, non dovete regalarglielo subito e neanche regalarglielo senza aver sentito cosa ne pensano i genitori, se è il caso, se non è il caso, se ci sono qualsiasi ragioni ostative, perché sennò fai presto a regalarlo, però proprio qualcuno lo piazza e non lo piazza a stare meglio. Eccomi ragazzi, onorata di far parte della vostra meravigliosa famiglia, Only Live Music, Peter Rosbif Forever. Complimenti per la trasmissione, Agnese. Zitti voi. Grazie, grazie Agnese, grazie. Ma c'è stava anche un tumulto, no? No, ma lei lo sa che le vogliamo bene, molto, quindi. Molto. Questo è fondamentale. E ripeto, 349-06-34-349, adesso abbiamo 6 minuti. 6, 7? Quanti ne abbiamo? Regia? 10. 10, perfetto. Allora possiamo fare anche due chiacchierette, poi... Ricordati che dopo Casa Caffè c'è Miss Magnifici, quarta tappa. Oh, allora intanto ricordiamo, lo dico a voce alta perché forse il regista non si è sentito, dopo di noi Miss Venice Beach, quarta tappa, quindi belle ragazze che sfidano, insomma è un venerdì sera importante, abbiamo le cose belle, dove perché? Sono? Dove sono? Dopo te lo dico. facciamo un salto. Sei impegnato Orlando. No, ecco, noi quello che cerchiamo di fare con le nostre trasmissioni è sempre di darvi un motivo di serenità. Voi dovete scaricarvi da tutte le pressioni che ci sono durante tutte le giornate, tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Noi abbiamo il nostro capo la mattina che vi carica un po' con la segna stampa, perché è bella tosta. Lui è bello tosto, sì, lui e il suo caro amico Beppi Busia, amico, si fa per dire, e invece noi poi la sera, un po' con la musica, un po' con altre cose, cerchiamo di darvi qualche spunto di meditazione, ma soprattutto di serenità. Non a caso andiamo in onda contemporaneamente al Disgraziario, che è il TG, no? Si chiama Disgraziario il TG, bisogna chiamarlo così, non il nostro, quelli ufficiali, di quelli che dicono che sono bravi solo loro, non è vero. La minga vera. Petra, allora tu l'hai fatto l'appello, cosa mi dici invece tu? Sempre parlando di animali, anziani, questo e quello. Io non mangio animali, quindi sono più animalista di me. Penso. Caspita. Che, non mangio proprio gli animali, quindi per me sono tutti uguali. Anche il canarino, anche la vongola, il cane per me sono tutti uguali. Diciamo, sì, l'appello è quello. Cioè prima di prendere un cane, un gatto, un qualsiasi animale, ovviamente non faccio la campagna pro vegetariani o pro vegani, assolutamente non mi permetto, queste sono mie scelte. Però sì, di pensarci bene, perché comunque hanno un'anima anche loro, un cuore anche loro, procreano anche loro, quindi hanno i sentimenti come noi. E quindi prima di fare scelte azzardate, per far contento il bambino, brava, per togliersi lo sfizio del cane di razza, brava, perché anche quello magari andare nel canile piuttosto, che ci sono tanti cani sofferenti. Molto vero. E in zona ne abbiamo anche nella provincia di Treviso tantissimi canili. Anche che avrebbero bisogno veramente di... Purtroppo ce ne sono tanti e liberarsi un po', purtroppo. Ecco, quindi... Perché il problema è sempre quello. Uno pensa di fare un bel regalo, magari gradito, no? Cioè, vuole il cucciolo, gli regala. E allora, se regali una cravatta a una persona, di solito ti dice grazie, ti ringrazia perfettamente, poi la metti in cassetto, perché una cravatta è una scelta difficilissima. Trovare il gusto che incrocia sulla persona è difficilissimo. È un regalo che si fa così, convinti di fare qualcosa, cioè, non gliel'ho mai vista una cravatta così, provi. Però sono le cose. Un libro, uno al massimo non lo legge, ma un animale... Ma questo non giustifica però, Claudio, di non fare regali? No, io posso fare il regalo, ma se io ricevo un regalo che non riesco a gestire, questo non mi autorizza a abbandonare, perché qui si sta parlando di abbandono, esatto. Quando posso dedicare il mio tempo, trovare un'altra famiglia e comunque garantire un futuro all'animale. Proprio per quindi quello. Quindi manca umanità, perché cioè, voglio dire, non si può dire in altra maniera, non è che perché tu abbandoni un animale, non hai responsabilità, sei una merda. Esattamente, l'abbiamo detto in italiano. Un saluto a tutti, complimenti per la trasmissione e un abbraccio particolare a Silvia, una carica di energia e simpatia uniche.
Bravi, firmato Nello, un anonimo romano. Non è tanto anonimo. Ma è de Roma? È de Roma. Sono amici miei. Allora, un saluto ai miei amici musicisti, sempre bravissimi. Questo è Claudio Menin. Un altro grande bassista. Ciao, ecco. Claudio. Allora, noi a questo punto, se li riceviamo, non possiamo più leggerli, perché credo abbiamo il giusto tempo per un'ultima canzone, che sarà la nostra sigla, ovviamente serale. Grazie alle nostre ospiti, grazie a Tiziana, ci ritroveremo. Grazie a Petra. Petra. Grazie a Mara. Mara, perfetto. E voi andate avanti con le rubriche, poi eventualmente un colpo, do un'occhiata, un colpo, perché voglio sentire. E voi, grazie per essere stati con noi. Silvia, grazie a voi. Io ringrazio te, dico Silvia, perché sei l'unica che può rispondere, se non possiamo girarci il microfono. Però grazie, e quando avete voglia, se avete anche qualche pezzo nuovo, qualche cosa, fatemi sapere. Io confido molto appena su di lui. Ci produce qualcosa di nuovo il giovanotto. E se siete in zona, fatecelo sapere, perché magari con l'occasione passate anche a trovarci. Volentieri, grazie a voi per averci ospitato. E a tutti voi, ovviamente, cosa posso dire? Buon Ferragosto, perché domani è Ferragosto. Quindi divertitevi, fate quello che dovete fare, sempre con tranquillità. Mascheratevi un po'. Cioè, su, fate i bravi, l'ho detta tutto, basta dirne una, fate i bravi. E con ciò, grazie a tutti, l'appuntamento è, attenzione, andiamo in ferie un po', credo, scusate, che sarà per i primi di settembre, un momento o l'altro, appena me lo dice il direttore, poi ve lo faccio sapere coi social. La sigla finale è la vostra, grazie a tutti, buon weekend lungo e buone feste, buone ferie. Grazie a chi c'è. Grazie. Ciao. You've been missing where you should have been missing, and now someone else is getting all your best. This was for me for walking, that's just all I do. One of these days this boots are gonna walk all over you. Hey. You keep losing when you hold on up tight. You keep saying where you would be a tainted. And I'm ready right to the main right yet. This was for me for walking, that's the valley too. One of these days this was gonna walk all over you.